Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo bellissimo video. Bene, oggi siamo su una nuova parte di Pokémon Bianco e quest'oggi andremo a fare la quarta palestra, dove nel gioco mi mette adesso la primavera. Ok, non ho notato se siamo ancora a gennaio, ma ok. Dunque, prima di iniziare la palestra vi dico un po' come ho allenato la mia squadra. Al momento ce li ho tutti di livello 27, tranne Bizzul che è ancora di livello 26. E dunque, di mosse nuove, ce ne sono diciamo ben poche. Dunque, in verità a Thunder gli ho potuto imparare 3 nuove mosse: Fossa, Riccio Tomba e Rivincita. Che praticamente quelle 3 mosse le ho avute prendendo le MT trovate in giro off camera mentre allenavo i Pokémon. Poi, Bizzul ha imparato Scintilla, Soak ha imparato invece Colpo Karate, mentre Pignite ancora nulla. Quindi vabbè, in questa parte faremo la palestra di tipo elettro, quindi in occasione devo usare per forza Sandile perché è l'unico efficace. In più attenzione a questa palestra perché anche se è di tipo elettro, in verità ci sono alcuni Pokémon di tipo volante, quindi Terra non avendo effetto contro tipo volante c'è un bel problema. Quindi è per questo che a Sandel gli ho potuto imparare una mossa di tipo roccia, così almeno può anche battere tipi volanti, che incontreremo detto più avanti. Praticamente si potrebbe dire che questa è una palletta bastarda, perché tu dici, oh guarda, una palletta di tipo elettro, quindi mi piglio tipo a terra, ma poi quando può gli allenatori e il capo palestra c'è un Pokémon di tipo volante, quindi che brutta stronza. Beh, ad ogni modo qua battiamo la prima rivale che c'ha è Molga. Ecco, il Pokémon che praticamente io detesto in questo gioco, perché cacchio, un tipo volante praticamente non possiamo usare mosse tipo terra, e quindi l'unica mossa efficace è un tipo tipo roccia. Ecco fatto, così io gli faccio un bel po' di male. E dunque, in questo episodio probabilmente ci saranno 2 evoluzioni da parte di Sandile e Bizzul, perché Bizzul le manca un livello, mentre a Sandile non lo so quanto gli manca, però prima o poi dovrebbe evolversi, perché io mi ricordo che si evolveva prima di livello 30. Però a quanto pare durante gli allenamenti non si è evoluto a livello 27, quindi non ricordo a che livello si è evolvuto qua. Comunque qua praticamente tutti i Emoga usano doppio team, che è rottura di balle. Ma dato qua uso anche Rivincita, una nuova mossa di tipo buio. E va a colpare il tattico. Ma ad ogni modo qui ho battuto il primo rivale. E vorrei imparare il Granocchio. Ecco, l'ho dovuto dimenticare a posto di merda. Ma a posto di cosa? Togliere il Rivincita sarebbe un po' brutto perché gli avevo già imparato da poco e... Ma guarda, gli faccio dimenticare Sabbiatomba perché ormai la mossa forse è 10 volte migliore. Ad ogni modo, qual è lo scopo di questa palestra per andare avanti? Dobbiamo praticamente cambiare le rotaie in modo che possiamo dirigerci verso la palestra, cioè Camellia. Quindi sì, praticamente siamo in una specie di Luna Park, quindi gli aspetto alla palestra è davvero molto bello, devo dire. Anche se odio però il fatto che ci siano Emolga qui. Però comunque oltre ad Emolga ci dovrebbero essere altri Pokémon elettro, se non sbaglio, in questa palestra, ovvero Bizzul. Quindi sì, dobbiamo sterminare un bel po' di cavalli qua. Vabbè, comunque sì, io con la nostra forza ho praticamente washantato un Pokémon e... Ok. Ok, capito di nuovo la rotaia e ora possiamo andare in questa di colore giallo.
Però attenzione, lì c'è un allenatore del tuo vagone. Un bit l'ha andato. E un altro andato. Sì, ok, ora dovete dare le palle così posso entrare in questo vagone. Alla quale, boh, quante ce ne siano non me lo chiedete perché non me lo ricordo. Però dovrei essere tipo a metà adesso. Vado su e poi vado giù. Ok, prendo questo. Che dovrebbe... sì, penso che questo sia l'ultimo perché con la ragione mi ricordavo che era l'ultimo. Comunque sì, questa è l'ultimo... vabbè, allenatrice da battere prima della capo palestra. Quindi meglio, così almeno probabilmente prima della del capo palestra si evolverà Sandile. Forse. Ok, ho massacrato questa emolga che praticamente ho stato così tante volte doppio team che mi ha consumato roccia tomba, quindi dovrò dare a certo Pokémon per ripristinare i PP di roccia tomba. Comunque, sì, ecco fatto. Adesso Sandile si evolve, perfetto. E adesso vediamo un po' cosa diventa. E boom! Il tuo Sandile si è evoluto in Crocroc! Yeah! Fighissimo! Ok, sono andato a curare il Crocroc in modo da avere questa tomba, quindi... Allora, iniziamo contro Camellia. Non ti gira la testa per la velocità. E ora invece la testa te la faranno girare i miei Pokémon, i miei dorati Pokémon. Palestra numero 4, Camellia. Che avrà a disposizione 3 Pokémon, di cui 2 su 3 mi stanno sulle palle. Ovvero sta qua c'ha 2 Emolga. Dunque, il consiglio che vi do è di procurarvi per forza un tipo terra, perché praticamente il manga come mosse conosce Invertivolt, che è una mossa tipo elettro dove una volta che ti avrà attaccato cambia Pokémon. Quindi per impedire che ti cambia devo tenermi come difesa. E più con roccia tomba riesco facilmente a battere il manga. Eh sì, sta qua userà aerostato perché non ha altre mosse alternative. Poco comunque sia, la prima è andata grazie a un brutto colpo. Ok, benissimo, partiamo bene. Sì, un secondo Emolga che è rottura di balle. Aerostato, non penso che farai così tanto male alla mia Crocroc. Cacchio, dai di poco. Vabbè, tanto ormai sicuramente sta qua a cura e morga, quindi io ne ho potuto per curare la mia Crocroc, che è meglio. Vabbè, 4 PPS e chi se ne frega. Appunto, che vi dicevo, sta qua la cura. Dunque, se uso di nuovo roccia tomba, scommetto che va di nuovo sul rosso, giusto? No, ero riuscito ad ucciderlo stavolta, meglio. Ed ecco, con attacco aumentato per ben 2 volte, battere il terzo Pokémon sarà una cavolata. Dunque, il terzo Pokémon sarà un Sebastrika, che è l'evoluzione di Beasle. Quindi sì, praticamente quando il mio Beasle si evolverà avrà quell'aspetto. Quindi sì, c'è spoiler sulla sua evoluzione, ma dettagli. Comunque, forse è praticamente l'unico attacco che può devastare questa Sebastrika. Alla quale Sebastrika non può sapere che questo è un crono se non solamente attacco rapido oppure nitro carica come alternativa. Però vabbè, troppo tardi, comunque l'ho già uccisa. Sì, so che quella Sebastrika è un maschio, però vabbè, io sono più abituato a vedere Sebastrika come femmina.
Vabbè, comunque già la palestra l'abbiamo già superata in 3 minuti praticamente. Che eleganza, il tuo stile di lotta è davvero superlativo. Sei un allenatore di tutto rispetto, mi sono quasi commossa. Tieni, te la sei meritata. Ecco a voi la quarta medaglia. Motto tuonoso. Ebbene, siamo già a metà con le medaglie, fantastico. Vabbè, è arrivato con 4 medaglie, i tuoi Pokémon ti obbediranno 50, bla bla bla, robe che non frega nessuno, e comunque Invertivolt. Che in teoria la potrei anche farla imparare a Substrike, però a me non piace il fatto che poi bisogna per forza creare Pokémon, quindi proprio secondo non imparare Invertivolt. Senti, hai intenzione di andare lì a Becciopoli? Anche lì c'è una palestra di Pokémon. Ah, ma forse non ti faranno passare. Però non ti preoccupare, ti aiuto io. Aspettami lungo il percorso 5. Sì, praticamente non potevamo fare la... Non potevamo andare avanti nel gioco fino a che non avevo battuto la quarta palestra. Ok, diriamo chip di qua, che il percorso 5 si trova a sinistra. A destra si trova il percorso... percorso 16, se non sbaglio. Comunque sia, eccoci qua al percorso 5, dove ricordo che qua c'è Comor, che ci sfiderà di nuovo. Vedo che abbiamo entrambi la medaglia a Volt, vediamo chi è più forte. Sono sicuro che la vittoria sarà mia. Spoiler, no. Perché altrimenti non andiamo avanti nel gioco se non ti batto a Comor, quindi Medisp. Dunque, tu manderai in capo a Liepard, giusto? Ecco fatto, avevo previsto bene. E quindi ecco perché abbiamo posto messo Soak. Così almeno vi faccio vedere la nuova mossa. Colpo karate. Ah no, zitto, qua uso bruciapello che non mi farà attaccare il primo turno. Quindi bastardo di Liepard. Attacca Lite che non ricordo cosa faccia, ma vabbè. Comunque ammazzo Liepard. Ok, il prossimo è Tranquillo, quindi ora è il turno di Beastle. Per cui speriamo che in questa lotta riesce a passare di livello, così almeno si evolve. Dunque, la nuova mossa scintilla. Minchia, però che quanto più minchia fa male, attacca attacco rapido, la miseria. Vabbè, dopo se fossi io attacco rapido. Che non gli fa un cacchio di niente. Vabbè, ho guardato Tranquillo che è la che cura Tranquillo, ma io con Scintilla dovrei ucciderlo in teoria, perché Tranquillo non si è recuperato tutto. E va col paese, dai! Che uso di nuovo Tranquillo, che è scemo. Ora, stavolta dovrebbe riuscire ad ammazzare Tranquillo, dai. Ecco fatto. Ok, prossimo è D-Watt, quindi di nuovo Tebison. Ecco, sono entrambi di livello pari, vediamo se stavolta tu Bison riesci a battere D-Watt. Dai, quasi. Ah, già che c'ha battuto Baccacedro, se non sbaglio, appunto, che rompi palle. Mi ha ammazzato Bison, che cacchio. Vabbè, l'alternativa è usare per forza Soak, perché non posso usare gli altri due. Adesso Soak si vendica. Boom! E minchia, non ha fatto una ciola. Cacchio, ma quanto ha fatto? Minchia, mi ha ammazzato il mio Pokémon forte, che cacchio. Vabbè, uso Pignite come vendetta. Tanto uno all'altro sono comunque entrambi svantaggiati. Dai, però. Ah, però bravissimo Pignite che hai evitato l'attacco. Così usi sberlatezze e ammassi questo D-Watt. Di livello 28. Ecco fatto, in prova una nuova mossa, riduttore. Ok, meglio va così sostituisco con azione. Ormai quella mossa è diventata quasi inutile. Il prossimo è Pansear, quindi
Tecnicamente ora è il turno di Krokrok, anche se è di livello troppo alto, ma vabbè. Chi se ne frega? Dunque, con la mossa forza, ciao. Oggi Krokrok spacca di brutto. Ma perché? Perché non riesco a batterti? Perché ciò che mi obbliga a sconfiggerti, se no riuniamo qua all'infinito, e sai com'è. Una sfida tra amici? Molto bene! In tal modo potrete migliorare imparando. Forza, andiamo! Ehi, Camellia! Che bella atmosfera che c'è qui. Nella vita è importante sapersi divertire. E questo chi è? Nardo, il campione di Unima. Il campione? Come mai viene a circolare da queste parti? Che insolenza! Guarda che ti ho sentito. Piacere, mi chiamo Nardo. Sono il campione della Lega Pokémon di Unima. E comunque, non sono qui per divertirmi, ma come... tappa dei miei viaggi. Conosco anche gli angoli più remoti di Unima. Mi chiamo Komore e vengo da Soffio Lieve. Sono allenatore e, in quanto tale, il mio obiettivo è diventare campione. È ammirevole viaggiare con uno scopo prefissato. E che cosa vuoi fare una volta che sarai campione? Voglio diventare forte. Oltre a ciò, che altro si può desiderare? L'allenatore più forte viene proclamato campione, no? Diventare forte, eh? E credi sia sufficiente come obiettivo? Non fraintendermi. Con questo non sto insinuando che hai torto. Io, per esempio, voglio anche fare in modo che la gente si affezioni ai Pokémon. Per me è una cosa molto importante e me ne convinco senza più di più. Ma forse mi capirete meglio se ve lo dimostrerò con l'azione. Che ne dite di una lotta 2 contro 2? E voi due pompanti, invece di tuciarvi il penne, venite un po' qui. Va bene, ma innanzitutto... Giacomo mi ha attaccato metà del team, figuriamoci se dovessi iniziare questa lotta senza un Pokémon. Allora cominciamo. Ecco, questa lotta io mi ricordo che tipo questi due bambini hanno due Herdier. Dunque, questi Herdier hanno tipo il riduttore che fa malissimo, quindi... è meglio avere un Pokémon di tipo lotta prima di battere con Como praticamente. In questo mondo sono più preparato per battere questi due Herdier. E comunque come manderà in campo gli Gepard come mio assistente praticamente. Poi mi sguardo, va così, gli diminuisco un po' la difesa. Allora, il leopard di destra ha usato qua di leone, quindi meglio farlo fuori subito, se no fa un sacco male. Ecco, quanto pare il leopard ha capito quello che dobbiamo fare. Prima ammazzare quello che ha usato qua di leone. Ok, ora il prossimo è lui. Che praticamente ha quasi massacrato il leopard di Komor, ma vabbè. Tanto ora con il colpo di karate è già fuori. Beh, ecco fatto, ha ammazzato Herdier. Sì, non è stata una lotta così difficoltosa, anche perché con un po' di tipo lotta le cose le ho rese abbastanza più semplici praticamente. Ad ogni modo, sono passato di livello 28 e non imparo un tubo, ok. Vabbè, avevo imparato da poco colpo di karate, non è che posso aspettarmi chissà quelle altre mosse da lui. Avete perso, ma è stata una bella lotta, anche i Pokémon si sono divertiti. Guarda, i due cani sicuramente si sono divertiti a farsi massacrare da un tipo lotta. Ascoltatemi, giovani. Ci sono persone che come Komoro puntano a diventare più forti. Ad altri invece bastano poter stare in compagnia di Pokémon. Ogni persona ha il suo approccio.
Se la mia e la vostra idea di campione non coincidono, non c'è niente di strano. Il mondo è bello perché è vario. Allora, vogliamo andare? Il ponte mobile di Libeciopoli qui vicino. Il campione è davvero forte, non c'è altro da aggiungere. Ma se nemmeno l'hai visto lottare, ma che c'è a dire? Ma ad ogni modo, ragazzi, io vi dico che mi fermo qui con la parte. Sì, perché oggi abbiamo fatto la palestra e in più ho ospitato quei due bambini lì, e anche Comor. Per cui io per il momento vi saluto, noi alla prossima andremo alla prossima città, ovvero Libeciopoli, e vedremo un po' che cosa ci aspetterà. Quindi io per il momento vi saluto e alla prossima puntata. Ciao ciao!